Buongiorno a tutti. Allora, in breve cerchiamo di illustrare questa nuova normativa, diciamo, nuova per modo di dire, perché ormai sono quasi 2 anni che è entrata in vigore, in maniera da riuscire a comprendere, diciamo, dove interviene e come viene applicata questa nuova normativa. Stiamo parlando dell'articolo 89 bis della legge regionale 61. Quindi un articolo nuovo inserito con la finanziaria 2008 dalla Regione in una legge urbanistica che si occupa delle misure appunto preventive e protettive da predisporre per l'esecuzione, per l'accesso e il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza. Cosa richiede questo nuovo articolo che è stato inserito, ripeto, richiede di elaborare un progetto specifico per installare una serie di apprestamenti fissi e permanenti per operare in sicurezza in quota in caso di manutenzione. Questo progetto è dovuto in caso di ovviamente nuova costruzione, quindi permesso a costruire, oppure in interventi di ristrutturazione, interventi edilizi di ristrutturazione che richiedano la DIA, ora sappiamo modificata in SCIA. Quindi prevede di preparare dei nuovi elaborati da inserire, diciamo, nel progetto per questi apprestamenti. La legge prevede inoltre che questo progetto rispetti le indicazioni tecniche previste nell'allegato della delibera di giunta regionale 2774 del settembre 2009, che è il vero diciamo, cuore della normativa, per cui io adesso nell'illustrazione cercherò di essere più che breve perché poi lascio la parola al collega che entra effettivamente nello specifico di questo tipo di delle caratteristiche che deve avere sia il progetto e cosa deve essere indicato anche nella relazione che deve essere allegata a questi progetti per nuove costruzioni o per le SCIA. Le sanzioni previste, anche qui c'è un po' una novità, non ci sono sanzioni pecuniarie, ma di fatto c'è il blocco dell'iter, diciamo, procedurale. In caso di mancata presentazione del progetto e della relazione relativi a questi interventi, non viene rilasciato il permesso a costruire, quindi viene bloccato il permesso a costruire ed ostacolo ai termini utili per la denuncia di iniziatività. Ora per la SCIA sappiamo che si può iniziare direttamente a fare i lavori dopo la presentazione della SCIA, però ci sono i termini entro cui, i 60 giorni entro cui si può intervenire comunque per verificare se questo tipo di titolo abilitativo ha le caratteristiche previste dalla norma. Invece, in caso di presentazione del progetto, ma che a fine lavori ci sia la mancata realizzazione o la non adeguata realizzazione di questi interventi, non è consentito il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato. Quindi sono sanzioni che sono abbastanza forti perché la Regione, appunto, vuole intervenire in maniera abbastanza importante su questo settore per i motivi che abbiamo detto prima, insomma. I comuni sono chiamati da questa nuova norma ad adeguare il regolamento edilizio, recependo le nuove indicazioni e adeguando il loro regolamento edilizio. A questo proposito, dopo ci saranno degli interventi anche che ci seguiranno, che entreranno un po' più nel merito, però già l'ANCI Veneto, l'Associazione dei Comuni, ha mandato a tutti i comuni una indicazione, una bozza di modifica di tutti i regolamenti in modo da rendere questo intervento più possibile uniforme nel territorio regionale. E sono a carico del Comune e a carico del Comune anche la previsione di adeguati controlli sulla effettiva realizzazione di queste misure. Per questi apprestamenti ricordo che la novità di questa norma rispetto a quanto era previsto prima, è che questi interventi di previsione di apprestamenti appunto per eseguire successive manutenzioni devono essere di carattere fisso, quindi devono essere elementi incorporati nell'opera e presenti in maniera permanente nell'opera. Le nuove disposizioni sono già entrate in vigore, come vi dicevo prima, da un po' di tempo, sono entrate in vigore il 5 novembre 2009, che è la data di esecutività della delibera che ha recepito le istruzioni tecniche,
e quindi dal 5 novembre 2009 sono entrate, è entrata in vigore questa norma e ci sono, c'è l'obbligo di previsione di questi apprestamenti. Sul perché della legge ve lo risparmio, avete sentito chi mi ha preceduto, che insomma sono motivi ovviamente prettamente di salute. Questa norma dà dei vantaggi che sono innegabili, credo, oltre al primo che abbiamo citato prima, che è quello della salute, cioè di proteggere e salvare le vite delle persone, e in fase di realizzazione di un fabbricato o in fase di ristrutturazione di un fabbricato, prevedere questo tipo di apprestamenti fissi è abbastanza semplice dal punto di vista progettuale, economico nella realizzazione, le manutenzioni sono più economiche, c'è sicurezza ed economia anche per gli interventi minori, perché si verificano cadute dall'alto durante le fasi di manutenzione, perché molto spesso gli interventi di manutenzione sono interventi di minori, di poco conto, e i costi della sicurezza incidono in maniera forte rispetto all'intervento stesso di manutenzione. Se intendiamo come interventi, diciamo, di sicurezza quelli classici previsti dalla 81. Quindi a volte, molto spesso in questi interventi, i costi della sicurezza superano i costi dell'intervento stesso, appunto perché i fabbricati non hanno nessuna predisposizione e si deve ricorrere ai sistemi di sicurezza per lavorare in quota classici, che sono l'impalcatura o l'uso di altre attrezzature mobili che comunque hanno un costo importante. Quindi con questi apprestamenti si garantisce una sicurezza ed economia anche per gli interventi minori e soprattutto per gli interventi di manutenzione di impianti che sono sulle coperture. Impianti di condizionamento fotovoltaico sono degli esempi, però soprattutto per i fabbricati industriali, ma ora credo anche per quelli civili, sempre più la copertura diventa un vano tecnico e sulla copertura si vanno ad installare una serie di attrezzature, trovano posto una serie di attrezzature che però hanno bisogno, secondo le indicazioni del costruttore, di una certa manutenzione periodica e regolare, quindi la frequenza con cui si va in copertura è sempre maggiore. Questo per quanto riguarda il committente. Ovviamente per le imprese ci sono dei vantaggi che sono sovrapponibili a quelli del committente. Si aggiungono il discorso dell'adempimento all'obbligo normativo, cioè se non ci sono questi apprestamenti, se non ci sono misure fisse sul fabbricato, è ovvio che comunque gli interventi di manutenzione sono soggetti agli adempimenti normativi di sicurezza previsti dal decreto legislativo 81, quindi non è che prima della norma si potesse fare la manutenzione senza nessun apprestamento di sicurezza. La norma entra in vigore per dare in dotazione al fabbricato qualcosa in più che ci permetta di accedere in sicurezza. Però per le imprese che fanno la manutenzione sappiamo che ci sono comunque gli obblighi dal punto di vista normativi, dal punto di vista della sicurezza. E aiuta le imprese con il discorso, non ultimo, ma credo più importante, della leale competizione. Appunto perché negli interventi di manutenzione il costo della sicurezza incide in maniera pesante, diventa uno strumento di sleale competizione tra chi li adotta in maniera corretta e chi non li adotta. Quindi avere un fabbricato con degli apprestamenti che abbattono i costi della sicurezza in fase di interventi manutentivi, di fatto riduce la possibilità di sleale competizione tra le varie imprese. Allora, le indicazioni operative per l'iter, diciamo, procedurale per la presentazione di quella documentazione che abbiamo detto la norma obbliga a fare. Questa nuova normativa dal punto di vista procedurale non vuole creare nessun appesantimento burocratico nel percorso dei progetti che vengono presentati per nuove costruzioni o per ristrutturazioni. Per cui per gli interventi per gli interventi edilizi soggetti a parere sanitario, qui stiamo parlando di tutto il produttivo, il direzionale e quant'altro che è soggetto, diciamo, a parere sanitario, i progetti sono soggetti a valutazione da parte delle ASL unitamente alla valutazione igienico-sanitaria nei casi previsti appunto dalla 380,
Il mancato invio del progetto ovviamente sarà oggetto di richiesta di integrazione, oppure se ci sono dei problemi dal punto di vista progettuale verranno fatte le prescrizioni e le indicazioni come viene fatto per gli altri parametri igienico-sanitari. Per questo tipo di edifici sappiamo il progettista ad ultimazione dei lavori con la domanda di rilascio di agibilità autocertifica la corretta esecuzione dell'opera come per tutte le altre diciamo caratteristiche dell'opera, come si fa si faceva insomma comunemente per le altri parametri igienico-sanitari. Invece per i pareri non soggetti a, per i progetti scusate non soggetti a parere sanitario, stiamo parlando in gran parte dell'edilizia residenziale ma anche delle DIA che non sono soggette a parere sanitario, il progetto delle misure, anche il progetto delle misure preventive e protettive sarà autocertificato dal progettista, quindi in questo caso, come avviene, ripeto, per gli altri parametri igienico-sanitari, il progettista autocertifica anche il rispetto e la conformità di quanto progettato alle istruzioni tecniche emanate dalla Regione e alla fine autocertificherà anche la corretta installazione in fase di richiesta di agibilità. È ovvio che le DIA, cioè le ristrutturazioni, i lavori di ristrutturazione interessate da questo provvedimento sono quelle relative al rifacimento della copertura, cioè uno quando fa interventi che riguardano la copertura. È ovvio che se uno fa un intervento su un edificio che riguarda le cantine o che riguarda la parte interna del fabbricato, non deve mettere mano al tetto per adeguarlo alla norma. La norma chiede, diciamo, l'adeguamento quando si interviene in maniera radicale sulla copertura. E gli uffici tecnici devono verificare che le richieste di permesso a costruire le denunce di inizio attività o le SCIA contengano, ora SCIA, contengano la documentazione progettuale relativa alle misure di prevenzione e protezione, quindi contengano gli elaborati sia come relazione tecnica sia come tavole grafiche relativi appunto a questi apprestamenti. E appunto stavamo parlando della campagna informativa, voi potete trovare nel sito della Regione Veneto che vedete qua proiettato tutto il materiale finora prodotto per la campagna informativa, diciamo, fatta dalla Regione Veneto, quindi sul sito della Regione Veneto riuscite a trovare quanto finora prodotto, diciamo, in fase di campagna informativa. E io chiudo qua l'intervento perché lascio spazio al collega per le questioni tecniche, per l'allegato diciamo, per l'allegato alla DGR, che credo siano di maggiore importanza, riservandoci poi alla fine, credo, se ci sono eventuali richieste di chiarimento, di dare risposta per quanto riguarda la parte l'iter normativo.